Come la parola nel Vangelo è veicolo di salvezza, così le forme e i colori nelle icone mariane esprimono il mistero di Dio che si realizza nella storia, immagini preziose da proteggere e custodire. Qui, nei laboratori dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, è stato recentemente portato a termine un delicato intervento sulla Madonna di Sant'Alessio, detta anche Madonna dell'Intercessione, la cui datazione oscilla tra il XII e il XIII secolo. La revisione della pellicola pittorica ha restituito all'opera il suo antico splendore. Maria invita il fedele ad affidarsi alla sua protezione. Il volto allungato e i grandi occhi scuri e penetranti ne fanno una delle immagini più toccanti della Madre di Dio. A spiegarci la tecnica adottata per il ripristino della superficie di quest'icona, su cui già si intervenne più di mezzo secolo fa, è la restauratrice Albertina Soavi. Noi abbiamo smontato le lacune che erano state stuccate durante l'intervento degli anni 50 e rifatto la presentazione estetica dell'opera con la metodologia del tratteggio, che è il sistema riconoscibile e reversibile messo a punto da Cesare Brandi, che è il fondatore del nostro istituto, che permette la ricostruzione del testo pittorico attraverso un sistema di piccoli tratti verticali realizzati con sottili pennellate. Perché Cesare Brandi dice che le lacune vengono percepite come un tessuto figurativo e quindi il nostro occhio non coglie più l'insieme del testo cromatico e del testo pittorico, ma vede dei buchi e vanno pertanto ricostruite. È ormai imminente la restituzione dell'icona alla Basilica dei Santi Bonifacio e Alessio, un luogo ricco di antiche testimonianze di vita monastica, centro propulsore mille anni fa dell'azione evangelizzatrice della Chiesa nei territori dell'Europa dell'Est. La cripta ne è una traccia affascinante. Con noi l'archeologa Alessandra Milella. La cripta venne realizzata quindi al di sotto del presbiterio di una basilica che oggi sostanzialmente non vediamo più, perché la basilica superiore, la chiesa, la possiamo apprezzare solamente nelle forme del suo rifacimento 6 e 700esco. Qui invece rimane la testimonianza di quella che doveva essere almeno una parte, diciamo, di questo importantissimo complesso medievale. Si tratta di una cripta ad oratorio, quindi scandita da 10 colonnine con un bancale che corre lungo tutto il suo profilo, lungo tutto il suo perimetro. Al centro di questo bancale si trova una sede, un seggio episcopale realizzato più tardi, però quindi non si tratta di una realizzazione medievale, realizzato però con frammenti di quella che doveva essere probabilmente la decorazione medievale della basilica. Di fronte al seggio episcopale si trova un sacello con al centro una raffigurazione rappresentante una Madonna in trono con il bambino e ai lati Bonifacio e Alessio, i due santi titolari della basilica medievale.